Amici telespettatori, bentrovati. Eccoci per un nuovo appuntamento di Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica. Oggi è un argomento molto interessante, state lì molto attenti perché insomma avrete la possibilità di saperne, almeno io sicuramente, saperne un po' di più. E in quanto servizio pubblico, oggi parleremo di un argomento, la base del nostro argomento sarà il sistema agroalimentare. Insomma, abbiamo sicuramente tanto sentito parlare in questi ultimi anni, ma adesso lo approfondiamo, non fosse altro perché abbiamo in studio il professor Paolo Inglese, che è professore ordinario di coltivazione arboree, nonché coordinatore del corso di studi in scienze agroalimentari. Ben trovato. Buongiorno. Allora, sistema agroalimentare, io parto sempre, volo molto basso per i miei colleghi, io mi definisco un telespettaconduttore, per cui un telespettatore che ha la fortuna di fare un programma televisivo. E allora in quanto tale mi incuriosisco e provo a cercare di capire, insomma, là dove ho le mie ignoranze, insomma, provo a saperne un po' di più. Che cos'è il sistema agroalimentare? Il sistema agroalimentare è il sistema complesso che comprende il sistema agricolo e l'industria agroalimentare che fornisce prodotti finiti al consumatore. E sono due mondi ovviamente uniti, complementari, uno non può vivere senza l'altro, ovviamente il sistema agroalimentare dell'industria agroalimentare vive di agricoltura, il sistema agricolo oggi, un sistema agricolo maturo, non può non essere legato a un sistema agroalimentare forte, e questo è un problema che in Sicilia si avverte con molta importanza, perché l'industria agroalimentare, sebbene abbia dei momenti di eccellenza assoluti nel campo del vino, per esempio, ma dell'olio, anche dei prodotti trasformati, è ancora molto piccola. Non fosse altro perché la genesi comunque del nostro territorio è tra le migliori del mondo. Ma sì, è vero che la Sicilia ha una variabilità di prodotti straordinaria e in molti casi anche prodotti di grande qualità. Ma è anche vero che, per esempio, noi siamo stati storicamente considerati il granaio d'Europa, ma non siamo mai stati il pastaio d'Europa, se mi consente un termine probabilmente sbagliato. Cioè, noi abbiamo molto grano e molta meno pasta abbiamo fatto negli anni. Ci sono momenti anche di crisi rilevanti in questo settore. Cioè, si fa più pasta in Abruzzo, in Campania, piuttosto che in quanto se ne faccia in Sicilia, e si fa non solo col grano siciliano, con altri grani. Adesso c'è una grandissima evoluzione. Come sono cambiati i tempi in questo ultimo decennio? Insomma, come è cambiata l'agricoltura? Se ci sono stati degli sviluppi o delle innovazioni che noi comuni mortali non conosciamo? Ma l'agricoltura è un sistema il pubblico vuole interpretare come un sistema fortemente tradizionale. Le stesse pubblicità, anche delle aziende leader, rimandano sempre a un'idea che io chiamo quasi da presepe dell'agricoltura. Mentre io insegno in una che si chiamava Facoltà di Agraria, oggi si chiama Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, noi ricerchiamo e facciamo sviluppo e innovazione, e le aziende più importanti sono aziende fortemente innovate. Vi faccio un esempio non siciliano: Melinda, in Trentino Alto Adige, comunica in televisione un'azienda molto antica, non fa vedere i suoi veri frutteti, le tecnologie di conservazione della frutta, perché il consumatore ha paura ad associare il termine innovazione e tecnologia al prodotto agricolo, ed è una sciocchezza, perché è vero che non abbiamo mai mangiato con tanta diversità e con tanta quantità come oggi avviene. Chi ha nostalgia dei bei tempi andati dimentica Verga, dimentica Mastro Don Gesualdo, dimentica che un tempo si usava il termine companatico a indicare il fatto che il pranzo era il pane in siciliano. Sì, è vero. Come si dice guadagnare in siciliano? Si dice buscare su pane, non è un modo di dire, era esattamente quello che si faceva, si guadagnava il pane e si associava alla cipolla, all'acciuga, alla ringa, alle olive, a poco altro. Oggi una larghissima quantità di popolazione ha accesso a quella che io chiamo democrazia alimentare, cioè a dei cibi a basso costo, con dei problemi che ne emergono. Però se è vero che c'è un problema di obesità, se è vero che c'è una celiachia, non dobbiamo dimenticare che un tempo si moriva di tifo, si moriva di tisi, si moriva di fame.
Si moriva di scorbuto, si moriva di una quantità di malattie che derivavano dalla cattiva alimentazione. Oggi c'è una cattiva alimentazione di eccesso, che si può curare più facilmente, anche socialmente, delle cattive alimentazioni per difetto, per gravissimo difetto. Il 90% della gente non mangiava, mangiava pochissimo, era sottonutrita. Questo non va mai dimenticato. Le conquiste dell'agricoltura moderna sono enormi, sono straordinarie. Oggi sono lanciate verso l'applicazione dell'intelligenza artificiale in campagna, che non è una bestemmia. I droni, la tecnologia di precisione, sono tutte cose che servono a ridurre il consumo di input, a aumentare l'efficienza dell'uso delle risorse naturali, ad aumentare la produttività per ettaro, cioè quanto si produce in un pezzo di terra, senza aumentare gli sprechi energetici o di prodotti. Questa è la sfida che oggi tutti fanno. E questo è riuscito, comunque questi nuovi sistemi, queste nuove tecnologie sono riuscite a completare la mancanza di manodopera, no? Che abbiamo avuto una crisi pazzesca, adesso forse c'è un ritorno. Adesso ci dica lei, perché non sappiamo. Vede, la mancanza di manodopera, in verità ce ne sarebbe anche tanta, non parliamo del problema gravissimo del caporalato dei migranti. Il problema è il costo di produzione dei prodotti italiani è elevato, perché le garanzie giuste, sacrosante, che i lavoratori hanno conquistato in decenni, se non secoli, di lotte, fanno sì che oggi il costo di un potatore, ma di un raccoglitore italiano, come europeo diciamo, è 10 volte, se non più, superiore ai costi nordafricani, dei paesi in via di sviluppo, della Cina. Questo pone dei problemi straordinari. Problemi di concorrenza anche contrattuale. Straordinari, nei quali il costo della per esempio, l'olivo. Se tu oggi non meccanizzi più o meno integralmente la coltura dell'olivo, non stai sul mercato. Stare sul mercato significa per l'industria olearia, ma anche per i produttori olivicoli, può significare due cose: o fai altissima qualità, eccellenza assoluta, che vendi a prezzi, io dico, da haute couture, da made in Italy del lusso, e che è una nicchia importante, che ci deve essere e ci sarà. Sì. Ma con l'olio d'oliva si fanno anche le fritture, si friggono le patatine fritte, si fanno le melanzane, si fa quello che si fa in cucina, che qualsiasi siciliano, meridionale, italiano fa. E su quello non puoi spendere tutti i giorni un olio da 10-20 euro al litro. Hai bisogno dell'olio da 5, 6, 4. Quindi nel mercato bisogna differenziare come qualche tipo di coltivazione. Bisogna differenziare, allora bisogna decidere dove posizionarsi. Noi questo insegniamo ai nostri studenti in questo nuovo corso di studi che si chiama Scienze e Tecnologie Agroalimentari, che è fortemente impegnato in un rapporto forte con le imprese agroalimentari siciliane, che non sono tantissime, quelle che hanno una dimensione che ci consente di immaginare che i nostri studenti abbiano un impiego dopo. Ma guardiamo ovviamente al mondo, cioè noi non possiamo purtroppo oggi immaginare di formare persone solo per la Sicilia. Dico purtroppo perché mi piacerebbe. Da padre. Abbiamo una limitazione comunque anche della possibilità di collocarli? Sa, la dimensione economica dell'azienda è quando è grossa, alcune che sono molto grosse hanno 50-60 milioni di euro fatturato, che è molto, ma che rispetto a una struttura mondiale di mercato non è moltissimo. Soffriamo la carenza in Italia di una grande distribuzione italiana, come hanno i francesi Carrefour. Italy, che pure è italiana e che è certamente un fiore all'occhiello, non ha la dimensione economica e l'ampiezza che le consentirebbero di supportare un sistema paese agricolo. La Sicilia ha dei piccoli esempi che crescono, anche a Palermo ci sono degli esempi importanti di impegno nel sistema agroindustriale della distribuzione, come Prezzemolo Vitale, come San Lorenzo, come altri piccoli che esportano un modello siciliano all'estero oppure immaginano un nuovo modello di grande distribuzione, perché la gente va a fare la spesa lì. Lei non è un economista, no, però avrà dei dati, cioè quanto incidiamo noi dal punto di vista dell'agricoltura nel nostro PIL all'incirca? Noi siamo sul
L'agricoltura è il 3,6%, se non ricordo male, di impiego, di impegno. Il sistema agroalimentare è poco, è vicino al 4%, non sono cifre grandi. L'agricoltura nel suo complesso è una parte importante dell'economia della regione siciliana. Lo è come in misura diretta e indiretta, come occupazione e come produzione lorda vendibile, diciamo. Come occupazione ci sono settori che tirano, e altri che tirano meno. Per esempio, il mondo della silvicoltura tira meno perché grandissima parte dei boschi sono ormai in aree protette, per fortuna, ma non sono più un soggetto economicamente rilevante. Qui la partecipazione al PIL è minima, mentre i sistemi vitivinicolo, i sistemi dell'ortofrutta, soprattutto degli ortaggi e della frutta, sono sistemi vivi, attivi, e che sempre più richiederebbero una concentrazione di sforzi su imprese leader. Noi abbiamo paura della leadership, mentre la leadership è importante, cioè le aziende guida, quelle che hanno costruito per esempio il mondo del vino, io non so se fare nome o no, ma le conosciamo tutte le grandi famiglie del vino siciliane, diciamo, che hanno costruito una leadership e che hanno la consapevolezza assoluta della necessità di non rimanere soli. E cioè, più sono bravi, più ce n'è di bravi, e più questi bravi sono grandi, più forte diventa il sistema Sicilia, che è quello che conta. A proposito di Sistema Sicilia, che rapporto abbiamo noi? Qualcuno se lo starà chiedendo sicuramente a casa. Che rapporto abbiamo noi del territorio? Cioè, qual è la percentuale di territorio agricolo e di territorio invece destinato alle città, all'edilizia e alle altre cose? Abbiamo una percentuale ancora superiore di agricoltura, di terreno agricolo o no? Sì, io non so le cifre, mi scuso con lei, non ho contezza precisa. Certamente c'è un problema, c'è stato un problema di, c'è un problema di, se è un problema, di ripresa dei boschi, chiamiamolo così, nel senso che il territorio che si sta rinaturalizzando, che è passato dalle foreste in Sicilia, c'è stato uno sforzo, diciamo, in larga misura, anche grazie al lavoro fatto dalla regione siciliana dal dopoguerra a oggi, di riforestazione. Accanto a questo c'è stato un processo di abbandono di terreni marginali, molti terreni di montagna, della cericoltura di marginale, che non sono meccanizzabili. Quei terreni si stanno rinaturalizzando, sono diventati pascoli oppure ridiventano boschi. C'è un grande turnover di terreni, cioè di terreni dedicati all'arboricoltura perenne antica, per esempio l'olivo collinare, l'olivo di semimontagna, che certamente vive un problema di crisi enorme per costi I di grani antichi che gestione. stanno tornando, I grani insomma. antichi sono un fenomeno certamente interessante, non è un fenomeno che può diventare totalizzante del sistema cerealicolo siciliano. Ha la sua importanza, va visto con attenzione. Io Ma è una sarei. nicchia. È una nicchia di qualità, però pastifici nuovi che stanno sorgendo e fanno della pasta eccezionale. Sono orientati su prezzi di mercato intorno a 3,50 euro, 3,60 euro a pacco, significa 7 euro al chilo la pasta. È chiaro che è un mercato di lusso importante, ma è chiaro che non ci si può dimenticare che una grande moltitudine di gente deve comprare la pasta a 80 centesimi, Sicuramente 1,20 euro. non lo spingerà sull'esportazione. Ma Allora, forse facciamo sì, così, ma è dobbiamo però non fermarci un importante. Sì, attimo, io prego. perdono, ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo perché parleremo dell'orto botanico inevitabile, anche perché abbiamo anche la fortuna di averla come coordinatore del sistema museale, quindi Sì. insomma ne parliamo e poi parleremo anche del Festival della Zagara che sarà proprio a fine mese, e di tutto questo però tra poco, restate con noi. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS con te, sempre.
La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto. Ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora, sa, this feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Tre Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valleiato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Eccoci rientrati, sempre Status, sempre l'approfondimento della nostra testata giornalistica, l'informazione al centro di tutto quello che noi facciamo, soprattutto la notizia è ormai stata diffusa da parecchio tempo dalle nostre emittenti e avrete la possibilità di seguire questi programmi non soltanto sui nostri tanti canali digitali che partono dal 18 per arrivare ai canali più alti, 18, 74, 90, ma avrete la possibilità di seguirci anche in streaming sul nostro portale ctsnotizie.it, oppure scaricate gratuitamente e facilmente da Play Store la nostra app, quindi nei telefonini, nei tablet, dove volete, insomma ormai la televisione è multimediale. Come multimediale credo sia diventato anche la promozione e lo sviluppo anche dell'agroalimentare. Ne stiamo parlando con il professor Paolo Inglese, che ricordo, anche a beneficio di quanti magari si ponessero davanti delle schermi soltanto adesso, ordinario di coltivazioni arboree, nonché coordinatore del corso di studi in scienze agroalimentari. Una volta si chiamava agraria, insomma io in quanto ex geometra, mai praticante, mi ricordo dell'agraria, che era una delle materie più importanti, insomma, che noi dovevamo assolutamente preparare. Di quanto ne ho capito degli studi, non ve lo lascio solo immaginare. Parliamo di orto botanico, perché è una delle eccellenze, naturalmente, che la nostra Sicilia ha, e parliamo anche del sistema museale, perché oggi c'è, credo, una rivalutazione, una consapevolezza anche nel poter usufruire di questi servizi culturali e non solo. La ringrazio molto per questa domanda, per farmi affrontare questo argomento. Io ho l'onore assoluto che mi ha voluto dare il Rettore, il Consiglio di Amministrazione, di dirigere il sistema museale dell'Università di Palermo, che rappresenta in pieno la storia della nostra università, con un'ampiezza e una profondità di contenuti che io stesso, confesso, non conoscevo. Il sistema museale dell'Università di Palermo comprende luoghi e storie straordinarie come la Specola, sopra Palazzo dei Normanni, comprende l'Orto Botanico di Palermo, che è insieme alla Specola la struttura scientifica più antica della città, ma comprende anche il Museo di Zoologia dedicato a Döderlein, comprende il Museo Gemellaro, comprende il Museo dei Motori, che è una realtà che recentemente ha avuto, unica in Europa, il premio della Società Americana di Ingegneria Meccanica.
cosa di cui siamo molto orgogliosi, è che è lì che da cui parte per esempio la Targa Foro Storica, siamo partner di tutti gli eventi. Adesso tra pochi giorni diventeremo parte anche dell'aeronautica militare. E poi c'è il Museo di Radiologia e tutte le collezioni che sono presenti nei dipartimenti, che le assicuro sono alcune di una bellezza straordinaria. L'orto botanico è certamente la vetrina più importante, è quello che le scuole, gli esperti di tutto il mondo conoscono, i cittadini amano, e noi siamo impegnati in una piena rivalutazione del nostro giardino botanico. Io ho un progetto, un'idea in testa, in verità non è un progetto, è un'idea ancora. Io credo che Palermo e la nostra università meritino un museo di scienze naturali, meritino la costruzione di un luogo unico dove si vivano le scienze naturali, come si sono sviluppate nella nostra università e ovviamente in tutto il mondo. Questo è uno sforzo che penso nel futuro, nel prossimo futuro, saremo chiamati a fare e dovremo fare. L'orto botanico di Palermo è un unicum assoluto, ha una quantità di specie straordinaria che gli deriva dal fatto che è a Palermo. Ci sono orti straordinari in Italia, Padova è un orto straordinario, ma noi possiamo avere il caffè in pieno campo, i ficus, il mango, la papaya, le specie tropicali, ma anche le specie continentali. Abbiamo una ricchezza di specie che stupisce il visitatore. E abbiamo collezioni di pomelie, collezioni di agrumi, le cicadace, alcune piante che vivono in Europa solo all'orto botanico di Palermo. Quindi è un fiore all'occhiello assoluto, è la nostra, quella che oggi si chiama la terza missione. D'altronde i dati parlano chiaro, insomma, le affluenze anche dei turisti. 93.000 visitatori. Sono delle indicazioni molto forti, sì. Anche da parte della consapevolezza dei tour operator, che adesso includono anche l'orto botanico nel giro turistico, no? Sì, ma non dobbiamo dimenticare che se siamo quello che siamo, lo siamo perché siamo un'istituzione scientifica, cioè noi non siamo un giardino, pur bellissimo come può essere Villa Vita, che ero altri giardini di Palermo, noi siamo un'istituzione scientifica, noi siamo veniamo da una storia che ha sperimentato, cioè, l'orto botanico Palermo è quello che introduce il mandarino, il nespolo del Giappone, cioè specie che sono diventate patrimonio della cultura agricola di quest'isola, talmente tanto che la gente immagina che il mandarino sia qui da sempre. Invece non è così. E gran parte delle piante che voi vedete in città o in Sicilia derivano da introduzione dell'orto botanico. Quindi quello che noi recupereremo, dobbiamo recuperare insieme al direttore, il professore Rosario Schicchi, al curatore, il dottore speciale, è proprio questa capacità di recuperare piante da tutto il mondo, portarle qui e, come dire, farle diventare siciliane. Farle diventare proprie del panorama prima esotico e poi classico della flora. D'altronde credo che lo sviluppo scientifico dell'orto botanico sia consistente, non fosse altro perché c'è dietro tutto il lavoro di studio storico, no? Sì, di quante dominazioni hanno portato qui in Sicilia, perché con le navi si portavano anche dietro... C'è uno studio dei direttori dell'orto botanico, dal primo a Franco Raimondo, a oggi a Schicchi. Io non sono un botanico, io devo avere il talento di sviluppare i talenti che ci sono nel sistema museale di Ateneo, e quello si può fare. Ma guardi, non solo lui, il museo di zoologia è bellissimo, io mi auguro che i visitatori lo considerino sempre di più, non solo i ragazzi delle scuole che ci gratificano con tante visite, ma lo stesso Gemellaro, pur nella difficoltà logistica di stare in un luogo della città che in questo momento è difficile, Corso Tucoli, ha dei gioielli assoluti. Ripeto, non saprei quale scegliere. E c'è lo Steri, cioè l'Università di Palermo ha in sé, e finalmente ne è pienamente consapevole, e ne è consapevole talmente tanto che il sistema di valutazione nazionale dell'Atenei ha citato, non certo per merito mio ma di chi mi ha preceduto, io faccio da 2 mesi questo lavoro, l'ha citato tra le eccellenze italiane, tra le buone pratiche delle università italiane, ha citato la gestione del sistema museale dell'Università di Palermo come un fatto estremamente importante. Credo che ci sia stato un cambiamento molto forte in questi ultimi anni all'università, perché l'università adesso va, mentre prima aspettava, no? Sì, si può dire di sì, è un processo che è stato spinto prima dal rettore Lagalle e certamente adesso dal rettore Micari in modo
dirompente, il nostro slogan lo sanno tutti, è Palermo città universitaria. Noi vogliamo fortemente che questa città si renda conto che avere 40.000 studenti è una ricchezza unica e che deve offrire servizi a questa popolazione studentesca e che questo può diventare un luogo di eccellenza e di studi per tutta Europa. Non solo per quelli che vengono dal bacino Palermo, capitale italiana della cultura. E dei giovani. E credo che in questo... Un milione di euro il primo gennaio arriverà. Io credo che in questo il ruolo dell'università sia stato centrale. I meriti del mio rettore siano da questo punto di vista, del nostro rettore siano da questo punto di vista evidenti. Cioè la capacità di costruire un rapporto forte con le istituzioni cittadine, da chiunque siano rappresentate, è fondamentale. Noi siamo oggi un quartiere che vive ogni giorno 15-20.000 persone che sono giovani, che studiano, che sono laureate, quindi dobbiamo avere la consapevolezza di essere uno dei quartieri più colti della città, uno dei quartieri che deve avere la responsabilità di essere l'università e deve trasferirlo al territorio. La scuola va all'università. Sì, noi crediamo fortemente in un rapporto col territorio. Bisogna cominciare dal basso, no? Sì, perché all'università devono arrivare già pronti. Questo è un compito della scuola, non sempre è così. Non sempre è così. Allora, Festival della Zagara? Festival della Zagara, siete tutti invitati dal 31 marzo. Parte questo festival, credo che siano 45 o 49 espositori, di nuovo pezzi straordinari della flora, della botanica e delle piante strane in esposizione e in vendita. L'Orto Botanico ancora una volta organizza e ospita questo festival che sta diventando o è già diventato un appuntamento classico. Io ringrazio chi l'ha pensato negli anni scorsi, lo potenzieremo sempre di più, siamo convinti che deve assumere una valenza internazionale anche lui, deve diventare come il Festival dei Fiori al Chelsea Garden, come i festival di Kew Gardens, deve diventare un appuntamento non soltanto del florovivaismo regionale cittadino, ma un punto di riferimento internazionale di tutte le flore che possono stare in climi come il nostro, dove veramente in questo momento c'è di tutto. È la 31 primavera marzo, ha detto? 31 marzo, 2 aprile. 31 marzo, 2 aprile, appuntamento per tutti voi. Grazie al professore Inglese. Grazie a lei. Per averci dato questo momento di comunicazione chiara e precisa. Grazie a lei. Anche a tutti voi per aver seguito questo appuntamento. Noi, come sempre, ci rivediamo domani, sempre allo stesso orario. Non dimenticate di scaricare la nostra app CTS Play facilmente e gratuitamente da Play Store. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie.